Stefano Lavori, detto Steve Jobs, è un vero e proprio genio dell'informatica. Non è mai riuscito ad avere il successo che meritava. Ha dovuto persino lasciare il lavoro di programmatore alla Lehman Computer di Cupertino. Adesso ha un incarico precario come bidello presso il liceo scientifico di Recanati. I suoi unici amici sono gli studenti e Max, il docente di informatica. Stefano, nelle sue lunghe veglie notturne, ha ideato un software rivoluzionario. Parla della cosa al suo vecchio compagno di scuola, Axel, che ne intuisce subito le potenzialità e si offre di aiutarlo a trascrivere il codice con il software Mathematica. Il vero scopo di Axel è quello di copiare l'algoritmo. Stefano, però, si rifiuta categoricamente di mostrargli il suo codice. Axel parla del software di Stefano con suo cugino, Cayetanus, che si mostra subito entusiasta. Cayetanus cerca allora di ricattare Stefano. Stefano resiste e non rivela i segreti del suo algoritmo. Cayetanus non si dà per vinto e decide quindi di coinvolgere il professor Yuri. Yuri sa che l'unico al liceo di cui Stefano sembra fidarsi è Max e decide di metterlo a conoscenza del suo progetto. Il colloquio tra i due, però, viene involontariamente ascoltato anche dall'assistente tecnico Paul, che si rende subito conto dell'importanza di questa scoperta. Il codice di Stefano fa gola a tutti. I cinque provano a più riprese a coinvolgere Stefano nei loro progetti. Stefano, deluso da tutti, si isola ancora di più e decide definitivamente di non rivelare a nessuno i suoi segreti. Qualche giorno dopo questa decisione, Stefano viene trovato privo di vita nel laboratorio di fisica del liceo. La sua morte è dovuta alle troppe sigarette oppure all'intervento di qualcuno? Poco dopo la sua morte, i suoi amici studenti ricevono una misteriosa email che sembra provenire proprio dall'account di Stefano.